formativa ai giovani. Ecco, dentro il ruolo formativo della scuola noi dobbiamo recuperare la forza e l'energia per poter rispondere a questa tristissima e inquietante direi anche drammatica scena di violenza che avrebbe potuto anche coinvolgere cittadini ignari e inconsapevoli. Bisogna ripartire dai valori, sono stati detti, il valore della legalità, il valore della sicurezza, il valore dello Stato, credere nello Stato e non abbandonarsi neanche un minuto alla sensazione che lo Stato non c'è, intanto perché lo Stato siamo noi e poi perché sia pure in un momento difficile dove le istituzioni restano tuttavia solide e granitiche nel loro funzionamento, senza farsi scalfire dalle instabilità della politica e dalla povertà del suo dibattito, ecco, io dico che lì dentro dobbiamo recuperare la fiducia. Certo, passando nel concreto, vanno date delle risposte. Noi non abbiamo dei nemmochi che possano dare una risposta immediata a questo e ad altri casi, ma abbiamo degli strumenti. Avete avuto la presenza del procuratore capo della Repubblica di Bari, che coordina le azioni della magistratura inquirente, che operano, lo ha detto stamattina il presidente della Corte d'Appello Vito Marino Caferra all'inaugurazione dell'anno giudiziario, con riferimento alle attività anche inerenti questa ed altre vicende di delitti efferati che si consumano in nome della illegalità, di atti scellerati e criminosi che purtroppo si compiono in una stagione dove pare che salti il principio della sicurezza e della fiducia nelle istituzioni. È da lì che bisogna ripartire, spendendo il patrimonio di competenze della magistratura inquirente, la laboriosità degli uomini e delle donne, delle forze dell'ordine. Qui è stato ricordato l'impegno dei carabinieri, voglio aggiungermi anche io al ringraziamento non soltanto alla Polizia Municipale, ma a chi è portatore della funzione di Polizia Giudiziaria e ai carabinieri in primis, che ancora una volta si confermano non solo presidio di legalità, ma sono coloro i quali che attraverso la divisa rappresentano l'elemento di rassicurazione della comunità. Certo, dovremmo chiedere al generale Gallitelli se riesce a distaccare sul territorio un organico più adeguato, passando nel concreto, perché si combatte attraverso la testimonianza dei valori, c'è la scuola, c'è il volontariato, c'è la famiglia, che è la prima rete di protezione, non solo sociale, ma di protezione del patrimonio dei valori, che serve a trasferire ai giovani modelli educativi che non finiscono mai di essere attuali, non si pensi che l'era della globalizzazione possa aprire la strada ad una revisione dei patrimoni valoriali.
commetteremo l'errore più grosso e combattiamo il rischio che le emergenze di tipo economico portino il legislatore nazionale ed europeo a piegare la funzione legislativa alle esigenze dichiarate di risanamento dei conti pubblici, ma di fatto a offrire su un piatto d'argento a potentati economici di oltreoceano la possibilità di governare il mondo in una logica di neo-imperialismo economico che rende tutti schiavi e succubi delle logiche del profitto, alterando il patrimonio che ha costruito forte e solida la nostra democrazia sui principi di solidarietà e di coesione sociale. Poi abbiamo gli altri strumenti, lo ha ricordato benissimo il sindaco in una relazione che desidererei acquisire, perché intanto mi fa piacere anche, perché è una sintesi efficacissima dove la dosatura delle parole e delle virgole dà una rappresentazione plastica, caro sindaco, dello Stato non soltanto di grande amarezza ma anche di assoluta presenza di una classe dirigente che senza colori oggi si mobilita unita per dare una risposta secca e decisa ad atti che vanno condannati senza appello. Ed è il problema della sicurezza del territorio attivando un sistema di videosorveglianza. Ora, io oltre l'interrogazione che avrei potuto tranquillamente firmare con Dario Ginefra, intanto conoscendone la sensibilità, e poi perché dobbiamo anche utilizzare questo periodo di pacificazione politica che è di da Dio sulla spinta dei problemi di carattere economico, forse ha restituito al Paese anche una politica più dignitosa di quella che si è rappresentata talvolta in modo veramente volgare, su presupposti non condivisibili e sulla base di spinte che hanno agevolato lo scontro rispetto al confronto. Il Paese oggi più che mai ha bisogno di guardare le istituzioni recuperando da esse la fiducia per affrontare anche i momenti difficili, che sono quelle degli omicidi, ma sono anche quelle, come hai ben ricordato, di uno Stato che deve svolgere la sua attività dando risposte concrete, quando non può almeno di dare una risposta rassicurante, perché pare che accada l'esatto opposto. Non soltanto non c'è, come vorremmo e come ci sforziamo perché avvenga, lo Stato amico, ma sembra quasi che c'è uno Stato nemico che arma la mano di Equitalia fino a trasformarla in una vessazione verso il contribuente che parà magari è anche in credito verso lo Stato per forniture che lo Stato non ha pagato. Allora la rappresentazione di questo Stato inquietante lascia la nostra comunità stordita, sbalordita, inquieta, angosciata, e questo apre la porta ad atti clamorosi di disperazione che stanno scritti dentro le storie raccapriccianti di suicidi e dentro le storie di irricevibile e ingiustificata violenza che vanno dalle intimidazioni alle bombe. Ecco, noi dobbiamo svolgere un ruolo di rassicurazione. Io credo che se c'è una parola che posso dire a questa bella comunità, a questi amici, rimbocchiamoci le maniche, stringiamoci a corte. Certo, siamo pronti alla morte per la difesa dei valori, ma siamo pronti anche a contrastare quelle morti figlie della criminalità che va combattuta. Il sistema di videosorveglianza, al di là dell'interrogazione, credo che possa essere considerato avviato a soluzione. Ne ho parlato mercoledì con il ministro Severino, che era in aula in Senato,
per il dibattito sul decreto svuota carceri. Gli ho fornito una copia della mia interrogazione, che era di qualche giorno prima, e mi ha detto: senatore, ha tutto il mio impegno a darle risposta in tempi brevi. Risolve? No. Concorre a risolvere il sistema di videosorveglianza. Allora, un sistema di contrasto si realizza attraverso la risposta forte e tenace che avete dato voi con il corteo, con una riunione specifica in questo Consiglio Comunale, si dà attraverso il potenziamento della presenza delle forze dell'ordine, si dà attraverso i sistemi di videosorveglianza, si dà attraverso una spinta ancora più energica alla già efficace azione della magistratura inquirente e si dà attraverso la mobilitazione di una società della quale io vi chiedo caldamente di avvertire non soltanto il rumore dell'albero che cade, ma di avvertire il rumore altrettanto fragoroso che viene troppo spesso soffocato e che non interessa la stampa, della foresta che cresce. E la foresta che cresce sulle vostre gambe, sulle gambe di tante persone che sono la gran parte di questo paese straordinario che sa declinare i principi del dovere, della responsabilità, della solidarietà ogni giorno nell'esercizio quotidiano dell'essere padre, dell'essere madre, dell'essere figlio, dell'essere lavoratore onesto. Questa è l'Italia che io penso debba essere riscoperta un po' di più, perché questa è l'identità di un paese straordinario dove certamente i fatti accaduti inquietano, mortificano, interrogano, ma accanto all'impegno solenne, serio, senza enfasi delle istituzioni, recuperiamo anche forza, energia, perché questo paese ha dimostrato di sapersi alzare mille volte attraverso la forza di uomini, donne, del volontariato, delle istituzioni, della scuola, nei momenti più difficili dal dopoguerra in poi. Questo è un paese che ha una democrazia troppo solida e troppo forte per poter essere offesa a morte da atti di questo genere. Noi rispondiamo no, noi dobbiamo rispondere oggi, ancora una volta, qui da Bruno, con un messaggio rassicurante verso questa comunità. Saremo accanto a voi, oggi lo facciamo con questa presenza che è simbolica, ma proseguiamo anche oltre i simboli attraverso l'impegno che non è di parlamentari supermen, è l'impegno di persone che rappresentano l'altra verità della casta, una verità scritta dentro la presenza delle istituzioni, l'impegno quotidiano in un paese che deve evolversi, che deve fare delle modifiche costituzionali, che probabilmente dovrà fare una nuova legge elettorale, che probabilmente deve rinsaldare il rapporto fra la piazza e il palazzo anche attraverso un rinnovato legame fra eletto ed elettore, di guisa che voi possiate battere i pugni sul tavolo e pretendere che da noi si faccia il proprio dovere senza demagogia, senza enfasi, e che si consegni al Paese la rappresentazione di una politica matura, responsabile, che a testa alta si fa carico di interpretare e dare risposte concrete ai bisogni della comunità. Questo è il nostro impegno. Grazie. Grazie.